Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Pokémon X Elimination Nuzlocke. Siamo nel terzo episodio, adesso entriamo nel vivo. Perché nella scorsa puntata abbiamo catturato già due Pokémon, adesso siamo nel percorso 3 e dovremo catturare un altro Pokémon. Poi dovremo andare a Novartopoli e probabilmente sfideremo anche il primo capopalestra, o la prima capopalestra per meglio dire. Quindi iniziamo subito ragazzi, mi raccomando, tanti pollicini in su. Noi iniziamo credo con una sfida contro l'allenatore, esatto. E poi c'è anche un'altra allenatrice lì davanti a destra. E poi finalmente proveremo una cattura. Chris Bimbo manda in campo Caterpie. Quindi noi mandiamo in campo Sbrixy. Io ho fatto salire leggermente di livello Sbrixy di un livello e anche Chiom. Perché adesso appunto dovremmo andare contro la capopalestra e inoltre perché vi avevo detto che mi serviva soprattutto per Chiom l'attacco raffica, quindi lo impara a livello 9, era a livello 7 se non sbaglio, quindi due livelli e via. Anche perché così siamo pronti contro la capopalestra, dato che il primo capopalestra o la prima capopalestra se non sbaglio è di tipo coleottero. Ed è un po' che non gioco a Pokémon X. Azuril, no? Lasciamo Sbrixy. Ed è un po' che non gioco a Pokémon X. Però quando ci ho giocato veramente tantissimo ragazzi. Questo è il gioco con cui ho passato più tempo, il gioco Pokémon. E anche, devo dire, il gioco in generale, perché ho giocato più di 700 ore a Pokémon X. Questo perché avevo appena scoperto, diciamo, anche il competitivo di Pokémon e quindi mi ci sono messo un po' in fissa a bridare, a cercare i Pokémon Shiny, a lottare in competitivo, insomma, a cercare gli strumenti, eccetera. Senza nessun tipo di trucchi eccetera, quindi ci bisogna perdere un po' di tempo. Quindi sfidiamo anche quest'altra allenatrice. Ah, c'ha un bel Pichu. Noi ancora siamo messi un po' male contro i Pokémon di tipo elettro, quindi cerchiamo di stare attenti. Contro elettro ci andiamo di elettro con Sbrixy e non possiamo fare nient'altro. Non possiamo fare assolutamente nient'altro. Con tuono shock così niente, speriamo bene. Ecco, infatti togliamo davvero poco. Lui utilizza colpo coda, non so che attacco possa avere, forse anche lui tuono shock, ma non ho idea. Noi togliamo veramente poco. E anche Sbrixy sarebbe bene che imparasse, non so, attacco rapido o qualcosa del genere. Sarebbe davvero ottimo. Ok, la difesa cala ancora, questo non mi piace. Ho anche pochi punti potenza di tuono shock, però dovrebbero bastare. Fascino. Va bene. Cioè, non ci tange. Perché non utilizziamo tuono shock? Niente, ragazzi, niente. Ah, ok, anche lui ha tuono shock, quindi vabbè. Ah, c'ha tutto davvero pochissimo. Ok, va bene, siamo tranquilli. Perdiamo solamente un pochettino di tempo, perché purtroppo non possiamo nemmeno fuggire dall'allenatore. E ci mettiamo un altro tuono shock. Va bene. Ok, dovremmo avercela fatta. Dai così. Ok. Perfetto. Proseguiamo finalmente. Adesso andiamo a cercare di catturare un altro Pokémon. Sì, avete perso. Allora. Vediamo un po' qua. Pista! Ok. Allora, lì non si può andare perché c'è bisogno di taglio. Da questa parte si può andare, c'è un'allenatrice. Io direi di tentare la cattura. Dopo questa allenatrice. Dopo questa. Sono andata al centro Pokémon, ho comprato le Pokémon. E che se ne frega? Faccio un altro allenatore che mi sa che vuole sfidarmi. Sì, sfidiamolo, dai. Alleniamoci un pochettino per la capopalestra. Tu mi sembri un sapientino. Sonio. Che nome è Sonio? Ragazzi, se c'è qualcuno di voi che si chiama Sonio, lasci un bel commento con l'hashtag mi chiamo Sonio. Sonio Cartonio, non lo so. Qualcosa del genere. Comunque, mi sa che va a tre Pokémon e ha già la prima scimmietta, quindi mi sa che ce le ha tutti e tre. Vabbè, noi non siamo messi male contro le scimmiette, perché ecco qui Raffica finalmente contro il primo. Poi contro il secondo abbiamo... il problema qua come al solito è che io, se dovesse avere l'altro, io non mi ricordo mai nella vita. Ecco, Panzer se non sbaglio è quello di fuoco. Panzer è quello di fuoco, dai che sono sicuro, dai. Sono sicuro che è quello di fuoco, Panzer. Non mi fregare. Esatto, ok, ho azzeccato. Bolla! Sì, contro di loro siamo messi abbastanza bene, contro i tipi elementali.
Abbiamo Raffica, Bolla e Tono Shock, quindi ci siamo. Aia, per poco, Pampur. Cambiamo Pokémon e andiamo a mettere Sbrixie. Dai, direi che non è male. Non è male per adesso. Ok. Sonio manda Pampur. Eccolo qui. Che si becca un bel Tono Shock in faccia, proprio in the face. Watch out, watch out, Tono Shock in the face. Ok. Sonio Cartonio, mi sa che hai perso. Sì, ok. Ehi, quella mossa era davvero potente. Quale? Ti ho steso con 3 mosse. Ok, adesso proviamo la cattura. C'è anche uno strumento qui. Super pozione. Ottimo, super pozione, ottimo. Bene. Adesso mi sa che incontreremo un Pokémon serbatico. Eccolo qui, attenzione. Il nostro terzo incontro è un altro Pikachu. Quindi possiamo benissimo fuggire e cercarne un altro. Quindi fuggiamo. Non perdiamo tempo, anche perché come al solito con i Pikachu siamo messi un po'... siamo un po' lenti. Ok. Vediamo chi incontriamo. Un Bonelby. E lui adesso andiamo a catturarlo. Andiamo assolutamente a catturarlo, almeno ci proviamo. Quindi lui è a livello 8. Il tuo nocio... No, non devi. No, non devi ammazzarlo subito. Dai, utilizziamo simpatia in modo tale che abbassiamo l'attacco e proviamo a catturarlo così a full vita. Dai, full vita. Ce la puoi fare. Potrei fare anche l'attacco rapido di Grenix. Però dai, proviamo adesso con la Pokéball così. Dai Bunnelby, dai, resta lì, 1-2, resta lì, 3, preso, benissimo. Ok, adesso il soprannome per Bunnelby, scavetane nel terreno, non mi interessa. Ok, diamo un bel soprannome a Bunnelby e lo chiamiamo, ragazzi, io lo chiamo Nesquill. Dovrebbe scriversi... sì, dovrebbe essere giusto così. Nesquick. Vai, Nesquick. E sembra il coniglio di Nesquick. Ok. Pubblicità occulta, mi hanno pagato. Attenzione, product placement, ragazzi. Questo è product placement della Nesquick. Quindi, ragazzi, se comprate il... che vuoi, Tierno? Io devo far curare... ciao, Fraggets. Anche tu devi... mi piace un sacco che mi chiamano Fraggets. Se parli con la ragazza al bancone, va bene. Ma che te balli, ma che te strilli, ciao. Che fai? Ah, si piazza lì. Ok, rimettiamo in sesto i Pokémon. Anche se comunque siamo messi abbastanza bene già da adesso. E adesso, ragazzi, andremo ad affrontare anche la capopalestra. Ok, quindi usciamo da qua. Allora, qui si possono anche comprare i vestiti. A me non piacciono i vestiti che c'ha lui. Vediamo che c'è qua. Salve, guarda pure gli articoli che ti interessano tra quelli in assortimento. No, non c'è molto assortimento, devo dire, eh? No, ci sono c'è la Fedora. La voglio. Voglio questa. No, dai, fammela prendere. No, vabbè, niente. Magari quando ho un po' più di soldi. Perfetto, che bella musica. Questo cos'è? Non ci deve essere il market. Vediamo qua, esploriamo. Ciao. I Pokémon cambiano aspetto quando si evolvono. Va bene. Tu e Pikachu direi che state cominciando a capirvi. Ok. Vuoi bloccare l'evoluzione? Va bene, non ci interessa. Adesso le cose iniziali che conoscono un po' tutti ormai, direi, perché... cioè, ho giocato abbastanza a Pokémon. Allora. Solo che non mi ricordo dov'è il centro Pokémon. Per prendere un po' di strumenti. Qui c'è la palestra. Esatto. Bella questa musica, mi piace. Ah no, è lì la palestra, quindi forse qui è il centro Pokémon. Cos'è qui? Non mi ricordo. Scuola per l'allenatore. Va bene, vediamo un pochettino qua che cosa ci dice lei. Ciao, non è fantastico sfrecciare sui pattini? Ma aspetta, non dirmi che non hai pattini. Se mi batti, te ne regalo un paio. Io adoro le sfide. Che ne dici? Facciamo lottare i nostri Pokémon? Sì, nelle lotte, come sui pattini, quel che conta è la velocità. Ok ragazzi, quindi sfida contro Ursula, pattinatrice, che manda in campo Zigzagoon. Un solo Pokémon, quindi sarà di un livello abbastanza alto, credo. Noi mandiamo Sbrixie.
Ok, dai, livello 7. Non male, non male. Tono Shock. Va bene. Contrazione. Poi non contava la velocità. Aia, fa un po' male. Ah, ecco, brutto colpo. Ma volevo sapere una cosa. Ruggito è che diminuisce appunto l'attacco. Simpatia diminuisce l'attacco. Che senso ha farle entrambe? Vabbè, proviamo simpatia. Non lo so. Simpatia è più carina l'animazione. Saltano. Vai, siamo simpatici. L'attacco dello Zigzagoon si abbassa. Ok. Però tu ci abbassi la difesa, quindi alla fine. Va bene, Zigzagoon. Hai rotto le scatole. Tono Shock. Boom. Ok. Ruggito. Ok, va bene, sei morto. Ma non contava la velocità per te, perché sei più lenta. Dovresti essere velocissima. Ok. Zigzagoon è morto. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Orsola. Ok. Dacci pattini. Incredibile, forse sei anche più forte del capo palestra. Come promesso, ecco di un paio di pattini. Ok, riceviamo anche i pattini. Allora, il manuale di istruzioni di pattini dice i pattini si adattano a qualunque tipo di scarpe. Ovviamente, perché cioè. Sì, perfetto. Andiamo, facciamo anche noi questo giretto. Puoi usarli anche con scarpe eleganti, si adattano davvero a qualsiasi tipo di... Ok, ho capito, ci credo. Possiamo entrare? Entriamo nella palestra! Allora, salve futuro campione! Oh, questa è la tua prima sfida in una palestra, vedo. Sei emozionato? Sei nervoso? Su, non ti preoccupare, con te ci sono i Pokémon! O meglio, sono i tuoi Pokémon che devono lottare, mica tu. Scendendo da quel palo, potrei raggiungere la stanza in cui si trova la capo palestra. Un momento, prima che tu vada, c'è una cosa che devi sapere. Tutti gli allenatori di questa palestra usano Pokémon di tipo coleottero. Ok. Quindi ragazzi, siamo pronti per sfidare la capo palestra? Direi di sì. Direi di mettere però per primo Chiomi. Nesquik ha uno strumento, attenzione. Hai una Mega Ball, attenzione, incredibile, strumenti, prendi. Ok. Vediamo un po' le informazioni su Nesquik. Ah, raccolta, perfetto, ecco perché. Infatti diciamo, ma perché così a random una Mega Ball? Scendiamo, swish. Allora, se ricordo bene bisogna camminare su questi cosi che fanno rumore. Primo allenatore. Salve sfidante, coraggio, mostrami la tua squadra. Un altro bulletto. Come ti chiami tu? Piero. Piero Bullo manda Ladybug. Che sulla Pixelmon ha questo questo verso Ladybug. Ok, contro Ladybug. Ahia, livello 10. Super su... No, non me lo puoi dire. Non me lo puoi fare, non puoi. Proviamo un altro colpo di raffica in caso cambiamo. Ok, raffica, bene. Sciottalo. Non gli fa niente, anche se è super efficace. No, Chiom, non ci siamo. Allora facciamo così, mettiamo Sbrixy. No, non ci siamo, siamo messi male. Pensavo che Chiom potesse fare di più e invece non sta facendo abbastanza. Azione. Aia, sul mio Sbrixy. Non mi piace. Tono Shock, vai, dai che sei più veloce. Ecco. Ok, già tu fai più male. Sì, grande Sbrixy che evita l'attacco, grande. Tono Shock ancora. Dai così. No, resiste. Cometa pugno? Ah, okay. Ok. Aia, no. Basta. Pozione, subito. Oh ragazzi, ma non è che non siamo ancora pronti per questa palestra, per caso? Io ci sono andato proprio così avventatissimo, magari potevamo fare qualcos'altro. Questo Ladybug sta veramente rompendo le scatole. Statico di Sbrixy, ecco, becca di questa adesso. Vabbè che ormai sei morto praticamente. Ok. Tono Shock. Vai. E mi raccomando, dagli un bel po' di esperienza perché... Cioè, per batterti ho dovuto sudare un po'. Ecco, bravo. Livello 9 per Sbrixy e dammi un bel po' di livelli anche per Chiom. Livello 10 per Chiom, perfetto. Almeno. È bello stare qui in palestra, si incontrano sempre tanti Pokémon. Ok, dammi i soldi e vattene.
Proseguiamo. Allora. Ok, dovrebbe essere questa la strada. Si va di qua. Si va di qua. Si va di qua. Si va di qua. Ok. Ok. Direi però prima di sfidare... Ok, c'è un'altra allenatrice, perché... sì, non è il massimo andare in queste condizioni dalla capo palestra. Ci sto dando un po' troppo spavaldo, ecco. Ok, Kakuna. Kyom, tu devi fare un lavoro migliore di quello che hai fatto prima. Ecco, quindi adesso togliti di mezzo questo Kakuna e sali di livello, non so, fai qualcosa. No, no, veleno spina, no, non me l'avvelenare, non me l'avvelenare. C'è anche questo da dire, ragazzi. Io non ho antidoti. Ne ho preso uno nella scorsa puntata, però facendo salire di livello la squadra l'ho dovuto utilizzare perché mi avevano avvelenato. Quindi non ne ho nemmeno uno. Ok. La prossima scelta sarà Combi. Non cambiamo Pokémon. Dai, almeno livello 11 per Kyom. Livello 11. Ok, dai. Raffica anche lui? Vabbè, dai, dovremmo resisterlo. Ok. Un'altra raffica e dovresti morirci. Ok. Allora, io a questo punto direi di fare una cosa. Ok, sale di livello, livello 11, perfetto. Direi di curare un attimo la squadra. Prima di andare dalla capopalestra, che è da quella parte, direi un attimo di sfidare lui. Esatto, per salire un po' di livello. Poi torniamo un attimo al centro Pokémon, se mai faccio un taglio, non vi preoccupate. Ecco, Renato Bullo ha solamente un Pokémon, Spiupa. Ecco qua, perfetto. Faccio un taglio e poi ci rivediamo direttamente qui in palestra per risfidare di nuovo la capo... No, di nuovo, per la prima volta la capo palestra. Io sono stato anche un po' stupido a non utilizzare la pozione fuori dalla lotta, così perdo un turno, ma vabbè, lasciamo stare. Dovrebbe farcela Kyom, dai. Ok, dai, rafforzatore, bene, 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 bene. L'attacco raffica dovrebbe essere speciale. Assolutamente sì. Quindi, vai, ha sprecato anche lui il turno. Bene, vai con la raffica. Dai, così, bene. Ancora, vai, ok, perfetto, perfetto. Benissimo, benissimo. A questo punto direi che con un'altra raffica ce lo togliamo di mezzo. Ok, benissimo. Ok. 160 punti esperienza, non bastano, non bastano. Adesso facciamo così, torno un attimo al centro Pokémon, faccio un bel taglietto e ci rivediamo qui davanti alla capo palestra, per, pronti per sfidarla. Scherzavo, non si può uscire da questa palestra, a quanto pare, quindi devo andare per forza dalla capo palestra. Quindi ragazzi, siete pronti per la capo palestra? Nesquik nel frattempo già ha fatto il suo lavoro e prendiamo non so cosa. Super pozione, ottimo, ottimo, ci voleva davvero. Quindi ragazzi, siamo pronti per sfidare la capo palestra? Pronti via! Quell'espressione che trasmette tutta la tua determinazione nella lotta. Meravigliosa, semplicemente meravigliosa. È la prima volta che affronti una palestra? Fantastico, semplicemente fantastico. Le lacrime della sconfitta e la gioia della vittoria per me sono soggetti ugualmente pieni di valore artistico da immortalare con una foto. Fantastici, semplicemente fantastici. Comunque, per quanto riguarda me, il mio obiettivo mette sempre a fuoco la vittoria. E ci fa una bella foto perché siamo troppo, troppo belli. E quindi iniziamo la nostra sfida contro Violetta. Parte la sfida di Violetta a capo palestra. Violetta manda in campo Sarskit. Ok. Ok, per Sarskit potrebbe andare bene anche il nostro Sbrixy. Ho un Nesquik un po' scarsetto, eh. Non vorrei metterlo in campo. Comunque ho tolto Kyom proprio per preservarlo, diciamo. Ecco, lui utilizza attacco rapido. Vediamo quanto ci toglie. Aia, un po'. Statico, grande. Grande Sbrixy. Grande Sbrixy. Vai con tuono shock. Siamo più veloci. Dai, così. Doccia scudo. Vabbè, doccia scudo non ci importa. La potenza di tipo fuoco diminuisce. Perché secondo te il mio Sbrixy fa, che ne so... Aia, 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 aia. Secondo te il mio Sbrixy fa un lanciafiamme? Non... Fammi capire. Ok. Utilizziamo la pozione, la pozza. Ne ho ancora un bel po'.
sarà abbastanza pieno di pozioni in questo let's play, perché non voglio rischiare. Ok, anche Violetta mi sa che non vuole rischiare e quindi utilizza la pozione, quindi tutto di nuovo come all'inizio, anche se il suo Sarkskit è paralizzato. Ecco, stavo per dire, ma almeno una volta che sta fermo per la paralisi, un full para. Ok, vai così, anche se lui sta utilizzando praticamente sempre attacco rapido, esatto. Quindi la paralisi non sta servendo tantissimo. Ok, dai tono shock ancora. Dai così. Effetto che c'è scudo svanito. Anche Sbrixi dovrebbe... Ecco, ok, perfetto. Non ha utilizzato attacco rapido. Ottimo, ottimo, ottimo. Ce l'abbiamo fatta contro il primo. Anche Sprixy dovrebbe imparare attacco rapido a breve. Comunque, Kyomsal a livello 12, ottimo, perché ora mi serve. La prossima scelta sarà Vivillon. Cambiamo Pokémon. Anzi, direi di lasciare Sbrixy, perché comunque possiamo fargli un bel tono shock in faccia. Aia, Sillo. Ok. Statico, grande, ancora una volta. Grande, grande. Tono shock. Eh no, non gli facciamo tanto. Non gli facciamo tanto. Aia, aia, aia. Posso switchare? Posso switchare? Spero di sì. Mettiamo Kyom. Non posso sostituirlo. Ok, allora ci vuole per forza la pozione. Non mi piace. Non mi piace assolutamente come questo assillo su Sbrixy. Dai, un po' di full para. Azione. Aia. Basta con assillo. Ok. Posso switchare adesso? Io ci provo ogni turno, non si sa mai. No, non posso sostituire. Direi che un'altra azione mi fa un po' troppo male. Quindi direi di non rischiare. Utilizziamo ancora un'altra pozione, non voglio rischiare. Tanto ho tre pozioni e due super pozioni, quindi andiamo così. Già questa sfida dura così da subito. Perfetto, ecco qua. Paralizzato, bene, bene, bene. Ok, assillo. Dai, dimmi che ha smesso assillo. Dai, dimmi che basta con questo assillo. Quanto dura? Per sempre? Vabbè. Allora facciamo così. Facciamo un bel attacco, un bel simpatia, così almeno gli abbassiamo un pochettino l'attacco e il suo attacco azione mi fa meno danno. Ecco qua. Aia! Brutto colpo. No, 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 assillo, no. Ma perché mi dovete fare così tanto danno? Ma questo assillo dura sempre? Allora, pozione, usa. È più difficile del previsto. È più difficile del previsto. Certo che... Ok, perfetto. Certo che quel brutto colpo... Oh, finalmente, finalmente, finalmente. Switch, 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 su Kyom. Non facciamo abbastanza danno con tuono shock. Anche se Kyom non è che possa fare molto. In realtà, forse Sbrixy è quello che potrebbe far meglio. Rafforzatore. Va bene, vediamo un po' quanto fa Raffica. O Turbo Sabbia, Raffica, dai. Vediamo quanto toglie Raffica. Ok, ok. Credo che comunque vada bene Raffica. Perfetto, resistiamo un po' meglio. Abbiamo un po' più di difesa con Kyom. E quindi possiamo reggere i suoi attacchi azione. Anche grazie a simpatia di Sbrixy. Ok, assillo, che è una cosa terribile. Ecco. Ok, dai, facciamogli l'ultimo Raffica, speriamo, o meglio, forse lui utilizza pozione. No, non la utilizza. E giù Vivillon. Giù Vivillon, perfetto. Perfetto, perfetto. Non credo abbia altri Pokémon. Kyom sarà a livello 13. Granix è rimasto un po' indietro. Kyom impara attacco rapido. Sbrixy pure sarà a livello 10. E vorrebbe imparare, esatto, attacco rapido, perfetto. Facciamo dimenticare, e facciamo dimenticare o Ruggito o simpatia, dato che fanno praticamente la stessa cosa. Direi, vabbè, Ruggito, tanto... Tanto è un po' la stessa cosa, ha un po' di più di punti potenza, però... Proprio per questo penso che a questo punto simpatia sia un po' meglio per qualcos'altro. No, non ne ho idea, onestamente. Dovrebbe far abbassare comunque di due livelli, cioè di un solo livello, non di due, al contrario. Sei proprio... Anzi, tu e il tuo Pidgey siete proprio una accoppiata perfetta. Fantastici, semplicemente fantastici. Ecco, questo è per te. E riceviamo la nostra prima medaglia. La medaglia com'è? Insetto? La medaglia insetto da Violetta, esatto. Se è la medaglia insetto, i Pokémon fino al livello 30 seguiranno puntualmente le tue istruzioni.
anche se li hai ottenuti tramite scambi. Anche questa è per te, una macchina tecnica come premio per la tua bravura nella lotta. E riceviamo Assillo. Ok. Se usi una macchina tecnica puoi insegnare istantaneamente una mossa a un Pokémon. Le macchine tecniche possono essere usate tutte le volte che vuoi. La mossa Assillo, contenuta nell'NT che ti ho dato, impedisce al nemico di fuggire per un po'. Per uscire da qui basta salire le scale che troverai dietro la tenda. Si apre la tenda. Quindi ragazzi, abbiamo sconfitto la nostra prima capopalestra e adesso possiamo uscire e vedere un pochettino che cosa ci riserva. Ah, usciamo da dietro questo quadro con il Butterfree. Vediamo cosa ha da dirci il tipo qui. Oh, la medaglia insetto! Il professore che ti ha affidato il tuo primo Pokémon ne sarà sorpreso. Perché non fai un salto al suo laboratorio a Luminopoli? Ma per prima cosa vai al centro Pokémon per far rimettere in sesto la tua squadra. Esatto, quindi andiamo al centro Pokémon, facciamo rimettere in sesto alla nostra squadra, cioè andiamo con i pattini, così questa qui è felice perché ce li ha dati lei. Poi andremo verso il nuovo percorso e ci saluteremo perché abbiamo fatto abbastanza in questo episodio. Ragazzi, questo episodio è molto importante perché qui entrate in scena voi. Siamo al terzo episodio, quindi è il turno dell'eliminazione. Ragazzi, scegliete nei commenti, adesso vi apparirà infatti la schermata a fine episodio, su chi volete eliminare. Avete qualsiasi scelta davanti. Ovviamente ragazzi, fate due conti prima di eliminare qualcuno. Niente, nella prossima puntata continueremo qua l'esplorazione. C'è la scuola per allenatori, poi qua da questa parte ci sarà qualcos'altro da andare a visitare. C'è il percorso 22, attenzione. E poi continueremo verso Luminopoli, credo. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un bel commento. Il commento lo lascerete ragazzi, perché io vedrò assolutamente prima del prossimo episodio il Pokémon che vi piace di meno. Quindi un saluto a tutti quanti, noi ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui, Pokémon X Elimination Nuzlocke. Ciao a tutti!